Presidente, qui in Sicilia per vederci chiaro su questa vicenda del cuffarismo, delle tessere, eccetera. Ah, per questo basta il segretario regionale che ha giustamente messo sotto osservazione il tesseramento e sta facendo controllare i garanti tutto. È chiaro, io l'ho detto subito, cioè noi non siamo e non saremo mai il partito di Cuffaro e dei cuffariani, noi siamo alternativi a quel sistema. Siamo il più grande partito della sinistra europea e quindi chi sta con noi, diciamo, sceglie di stare a sinistra e di incarnare determinati valori e determinate idee. In questo momento lei oggi ha fatto un tweet per i 6 candidati alle primarie, per le elezioni di Roma. Nel centrodestra invece sembrano, insomma, quasi fare a gara, no vai tu, insomma, non si decidono. Sì, mi sembra che, ma è così anche nel Movimento 5 Stelle, che fanno fatica a trovare qualcuno per sfidarci. Quanto pare hanno paura. Noi, come dire, abbiamo passato momenti difficili a Roma, per noi sicuramente una campagna elettorale complicata e una città che sta soffrendo anche per effetto delle scelte degli ultimi anni e degli errori degli ultimi anni. Però, come dire, noi con coraggio abbiamo assunto delle decisioni complicate, ci presentiamo dopo aver ripulito il partito anche dopo le vicende di Mafia Capitale e quindi siamo pronti a confrontarci prima con i nostri elettori alle primarie e poi con tutti gli elettori. Gli altri mi sembra siano nel panico, comunque noi, come dire, aspettiamo di sapere chi dovremo sfidare. Invece sul mancato accorpamento del referendum sulle trivelle con le amministrative, era così inderogabile come idea? Beh, una scelta che ha fatto il governo, avranno avuto le loro ragioni, certo è una scelta che insomma, in qualche modo desta qualche curiosità, credo la motiveranno. Il PD troverà l'unità sul discorso delle unioni civili, insomma, o si rischia uno sfaldamento? Beh, l'unità assoluta no, evidentemente c'è un dibattito che è ancora aperto. Noi abbiamo una posizione chiara, vogliamo che il DDL Cirinna passi sostanzialmente così com'è, senza modifiche, quindi anche con la Stepchild. Questa posizione l'abbiamo discussa in direzione, poi naturalmente riconosciamo libertà di coscienza a chi per ragioni appunto di coscienza non si sente su qualche emendamento di votare il testo attuale, però la posizione del PD è chiara ed è quella di approvare la legge così com'è. Ultima battuta sul tesseramento in Sicilia, alla fine si ritroverà, questo partito la quadra la farà? Ma non si tratta di fare accordi o trovare equilibri, si tratta di fare le verifiche. Le tessere in un partito che si chiama democratico si fanno in un modo, cioè si va in un circolo, ci si iscrive e si fa la tessera. Bisogna essere persone in carne ed ossa e aderire ai principi di centrosinistra, non per opportunismo o per trasformismo. E beh, se non è avvenuto, immagino che quelle tessere saranno annullate.